Nuova gamma Enduro 2024, tante le modifiche, 95% dei componenti nuovi rispetto alla gamma 2023, un telaio nuovo, piastre nuove, ma soprattutto sospensioni nuove. Forcella a cartuccia chiusa, molto più sostenuta, ma allo stesso tempo non perde di direzionabilità. Buon ammortizzatore, più leggero, 380 grammi di peso in meno, ma soprattutto una nuova taratura. Il faro è nuovo, attacco diverso rispetto a quella dell'anno scorso, ma soprattutto una luce maggiore, circa il 300% di luce in più rispetto a quella dell'anno scorso. Il forcellone è nuovo, il perno è stato cambiato da 20 mm, siamo passati a 22 mm. Le sovrastrutture sono completamente nuove. In più, al parafango sono state aggiunte delle alette per proteggerci dal fango e dagli schizzi d'acqua. La pompa della benzina di nuova generazione, molto facile da estrarre. E il cambio è uguale per tutti i modelli, quattro tempi. Anche il manubrio è nuovo, molto più basso rispetto a quello dell'anno scorso, quindi un atteggiamento un po' più racing. Modifiche sostanziali sono state nel motore due tempi. Qui con noi c'è Arnaldo Nicoli che ci spiegherà meglio come funziona questo nuovo motore. Arnaldo. Ok, allora iniziamo dal titolo della moto iniezione che abbiamo nominato TBI, cioè Tractor Body Ignition. Praticamente prima i due iniettori entravano sul cilindro, invece adesso li abbiamo sul corpo farfallato. Uno prima della farfalla e uno dopo. Cosa vuol dire? Bassi regimi, quello anteriore, alti regimi, quello posteriore, ok? Perciò molto più preciso. E inoltre, per completare, diciamo, l'erogazione perfetta di questa moto qui, abbiamo aggiunto la valvola, che è sempre meccanica, ma comandata elettronicamente. Perciò tutti i dati, temperatura, giri motore, pressione del condotto d'aspirazione del cilindro, vengono mandati alla centralina motore e lei elabora i dati e fa aprire la valvola di scarico. Ok? Questo invece che cos'è, Questo è Arnaldo? il nuovo serbatoio che va praticamente a inserirsi nel telaio, ok? Sì. Qui abbiamo praticamente il segnale della spia della riserva, ci abbiamo dai 3 ai 4 pieni di autonomia e questa è la valvola selenoide che fornisce l'olio nel miscelatore. L'altra cosa importante è che adesso l'olio entra praticamente sul pacco lamellare, mentre invece prima entrava sul corpo farfallato, perciò meno incombusto e meno residui di olio miscela nel motore. I modelli per la nuova gamma 2024 sono 7, 3 per i due tempi, 150, 250 e 300, e 4 per i quattro tempi, 250, 350, 450 e il 500.